Il soverato scrive la parola fine alla propria storia. Il volley soverato è sparito dalla mappa della pallavolo nazionale. Non è tra le squadre che giocheranno il prossimo campionato di Serie A2, perché la sua richiesta di ripescaggio non è stata accolta e non figura nemmeno tra quelle che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B1, dove ci si aspettava di vederlo dopo la retrocessione che ha spezzato una striscia di 14 stagioni consecutive nella seconda categoria nazionale. La squadra biancorossa, che per anni ha portato il vessillo della pallavolo femminile nelle regioni più a sud d'Italia, è sparita. Fare un passo indietro in B1 non è mio costume, aveva dichiarato il presidente del volley soverato Totò Matozzo. Parole che, rilette oggi, rivelano quali siano state sin dal primo momento le intenzioni del massimo rappresentante della società biancorossa. Intenzioni che possono essere così sintetizzate se proprio non si troverà il modo di farci rappresentare ancora il volley femminile calabrese ad alti livelli, ci faremo da parte. È così quando in settimana la FIPAV ha varato i giorni del prossimo campionato di Serie B1 e si è scoperta l'assenza del volley soverato. È stato chiaro a tutti che era veramente finita. La squadra calabrese non proverà a riconquistare la categoria che dopo 14 anni consecutivi di militanza considerava un po' come il proprio giardino di casa. Ha preferito mettere la parola fine a una storia gloriosa. La notizia della mancata iscrizione al campionato di B1 ha ovviamente deluso i tifosi che hanno sperato sino alla fine di rivedere in campo, anche nella categoria inferiore, la propria squadra del cuore. Resta forse un'ultima remota possibilità, e cioè una richiesta benché tardiva, di essere inseriti nel campionato di Serie B1. Un girone avrebbe un numero di squadre dispari e nel calendario si dovrebbe prevedere per ciascuna formazione a turno una settimana di sosta. Formule simili si sono viste anche in Serie A2 qualche anno addietro e certo non sarebbe impossibile riproporli in Serie B1. Qualora questa opportunità dovesse rivelarsi percorribile, il patron Totò Matozzo dovrebbe bruciare i tempi per sciogliere la riserva tecnica e costruire tutto il sestetto in vista dell'inizio del campionato per la metà di ottobre.